Le origini dell'organizzazione per ministeri vanno ricercate nel periodo preunitario. Segreterie di Stato degli interni e degli esteri, poi dette ministeri, sono istituite in Piemonte già all'inizio del Settecento. Prima dello Statuto Albertino, la Costituzione del Regno di Sardegna, concessa da Carlo Alberto nel 1848, l'amministrazione centrale subalpina si ispira al sistema francese, che prevede primi segretari di Stato, cioè ministri, e intendenti generali. Ai ministri spetta la direzione politica degli affari, mentre agli intendenti generali la gestione delle aziende, istituite da Vittorio Amedeo II nel 1730. Cavour ritiene questo sistema incompatibile con il nuovo contesto costituzionale e in particolare con la responsabilità ministeriale contemplata dallo Statuto Albertino all'articolo 67, dove si stabilisce appunto che i ministri sono responsabili. Il sistema amministrativo in vigore divide invece la responsabilità, accordando al ministro quella della direzione, ma non quella dell'esecuzione, riservata agli intendenti generali, i quali sono unicamente responsabili nei confronti del re. Si determina così la crisi del modello organizzativo per aziende, la cui abolizione è sancita dalla legge Cavour del 1853. Ispirandosi al modello belga, la legge dispone il passaggio delle competenze delle aziende sotto la responsabilità del ministro. Con queste disposizioni si fissa l'organizzazione per ministeri che sarà ereditata dal Regno d'Italia. Con la riforma si intende realizzare un'opera di semplificazione, eliminare le duplicazioni, velocizzare l'attività amministrativa, ma soprattutto rendere la nuova attività amministrativa, ora unitaria, più facilmente controllabile dal governo, in modo da poterne rispondere al Parlamento. Con un regolamento esecutivo dello stesso 1853 si stabiliscono di lì a poco le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri stessi, oltre che lo status giuridico ed economico del personale, di cui parlerò nella prossima lezione. L'assetto degli uffici, che interessa qui, si ispira al principio dell'uniformità dell'organizzazione, poiché l'uniformità è ritenuta fondamento di razionalità e di ordine. Essendo uniforme, l'organizzazione è identica per tutti i ministeri, a prescindere dalle rispettive competenze. Si opta, cioè, per una forma organizzativa rigida e gerarchico-piramidale, coerente con la tradizione militare sabauda. Si prevedono, elenco gli uffici dall'alto della piramide, direzioni generali, istituite inizialmente con scelta in realtà irrispettosa di un rigoroso principio di uniformità dell'organizzazione, in tre soli dicasteri: finanze, guerra e lavori pubblici, divisioni e sezioni. A capo di questi uffici sono posti, sempre in ordine gerarchico, il direttore generale, il direttore capo di divisione e il capo di sezione, che ha le proprie dipendenze, i segretari, divisi in due classi, e gli applicati, divisi in quattro classi. Al vertice del Ministero è istituita la figura del segretario generale, a cui è affidata la superiore direzione di tutti gli affari e di tutti gli uffici, così come previsto dall'articolo 10 del regolamento del 1853. Distinguendo le funzioni amministrative da quelle politiche del Ministero, Cavour limita le mansioni del segretario generale al solo ambito amministrativo delle attività ministeriali, lasciando al segretario particolare, detto anche segretario di gabinetto, le mansioni di carattere politico. Questa soluzione intende assicurare la stabilità e la continuità dell'amministrazione del Ministero a dispetto sia delle crisi di governo, che come noto saranno frequenti, sia delle dimissioni di singoli ministri. L'obiettivo però non sarà raggiunto, perché in breve tempo si afferma la prassi di scegliere i segretari generali, soprattutto tra i parlamentari, che abbandonano la carica alle dimissioni del ministro.
Quanto ai segretari particolari, il carattere fiduciario che li lega ai ministri assicura loro potere e influenza, di contro al ruolo modesto disegnato dal regolamento del 1853. Ne deriva una continua ingerenza nella trattazione degli affari amministrativi, vanamente contrastata dagli uffici ministeriali, che vengono continuamente scavalcati per pratiche di particolare interesse del ministro. Al momento dell'unità i ministeri sono 9: esteri, finanze, guerra, marina, istruzione pubblica, lavori pubblici, grazia, giustizia e affari ecclesiastici, agricoltura, commercio e industria, interno. A proposito del Ministero dell'Interno, merita di essere ricordato, da un lato, che le opere pie, ossia le istituzioni di assistenza e beneficenza destinate ai poveri, e la sanità pubblica rientrano a lungo tra le competenze di questo Ministero, e che per l'istituzione del Ministero della Sanità occorrerà attendere fino al 1958. Dall'altro lato, merita di essere ricordato che nel silenzio dello Statuto Albertino, la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha, per quasi tutto l'Ottocento, alcun apparato autonomo. Si afferma così la prassi che il Presidente del Consiglio tenga per sé proprio il Ministero dell'Interno, le cui strutture suppliscono alla mancanza di apparati per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli apparati amministrativi di questi ministeri sono inizialmente esili, anche perché sono chiamati ad assolvere a compiti limitati dello Stato ottocentesco, soprattutto ordine pubblico, sicurezza militare, giustizia, affari interni ed esteri. Ai 9 ministeri già ricordati si aggiunge nel 1877 il Ministero del Tesoro, nato dallo smembramento del Ministero delle Finanze, che continuerà a occuparsi di imposte, mentre al nuovo ministero passano le competenze di contabilità, patrimonio e appunto tesoro. Anche se la Ragioneria Generale dello Stato, creata nel 1869 e trasferita al Tesoro, fallisce l'obiettivo di assicurare al Presidente del Consiglio il controllo e l'indirizzo delle politiche di spesa dei vari ministeri. Così, di fatto, svuotando la riforma, il Ministero è assegnato ad interim al Ministro delle Finanze. Per chiudere, vorrei sottolineare come, a dispetto del criterio dell'uniformità, i ministeri presentino da subito grandi differenze, sia per importanza, tra i più rilevanti i ministeri dell'interno e quello delle finanze, sia per capillarità delle loro articolazioni periferiche, tra cui a livello provinciale le prefetture, dipendenti dal Ministero dell'Interno, il genio civile, ufficio periferico del Ministero dei Lavori Pubblici, i provveditorati, ripristinati nel 1867 alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, e nel 1869 le intendenze di finanza, istituite alla dipendenza del Ministero delle Finanze.